Dottor Gorla, riprendendo un po' il tema di questa serata, le chiediamo come si può convivere oggi con il dolore delle malattie reumatiche? Sicuramente meglio rispetto al passato per quanto riguarda molte di queste malattie infiammatorie croniche, ad esempio le artriti. L'artrite reumatoide, la spondilite, l'artrite psoriasica hanno oggi delle terapie valide, sicuramente più del passato, e vi è la possibilità, forse anche se la diagnosi è precoce, di poter vivere senza più pensare alla tua artrite. Diverso invece per altre malattie che sono forse anche più frequenti ma meno studiate, tra queste sicuramente la fibromialgia, che è caratterizzata da un dolore cronico diffuso, cioè il dolore è in ogni punto del corpo. Alla mattina queste persone sono particolarmente stanche, anzi le definirei rottamate, non hanno dormito. La giornata è accompagnata da una cefalea, da disturbi dell'intestino, insomma, questa è la fibromialgia. Per questa malattia ancora grandi risposte non abbiamo. Non è una malattia prettamente ed esclusivamente reumatologica, nel senso che anche il medico di famiglia, il fisiatra, il neurologo, lo psichiatra, diciamo, molte figure specialistiche vengono chiamate ad occuparsi di questa malattia. Serve una buona dose di psicologia, talvolta i farmaci da soli non tolgono il dolore, è necessario che questa persona arrivi a un programma di tipo cognitivo-comportamentale dove l'esercizio muscolare gioca un ruolo importante, ma anche delle tecniche di medicina complementare, come abbiamo fatto con l'associazione, attraverso, non so, l'agopuntura, il tai chi, lo shiatsu, la mindfulness, la terapia cognitivo-comportamentale. Ecco, tutte queste possono coadiuvare l'azione dei farmaci per validamente ridurre il dolore e di conseguenza dare qualità di vita a queste persone. Che cos'è l'ABAR e di che cosa si occupa? L'ABAR sta per Associazione Bresciana Artrite Reumatoide, è un'associazione che è nata 16 anni fa per aiutare le persone malate di problemi reumatici, appunto artrite reumatoide. Però lavorando da 16 anni a oggi ha all'incirca 900.000 iscritti come soci. Si raduna ogni primo sabato di ogni mese per la riunione appunto mensile presso la Casa per la Salute a Brescia, dove c'è la stazione ferroviaria, e ha un sito con una chat settimanale dove il dottor Gorla Roberto, che è il relatore di questa serata, che fa proprio il missionario in quanto ha svolto appieno il giuramento di Ippocrate, che vive per i malati più che per se stesso, si offre anche a dare la disponibilità a domande e risposte a tutti i temi e a chattare appunto con chi ha questi problemi. L'ABAR in più, oltre a essere, come dicevo all'inizio, Bresciana Artrite Reumatoide, perché fa parte anche dell'ALOMAR, che è l'Associazione Lombarda Malati Reumatici, che fa parte a sua volta dell'ANMAR, Associazione Nazionale Malati Reumatici. Dico queste sigle anche per fare un po' di chiarezza su quelle che sono le cose. Ha però una marcia in più rispetto alle altre associazioni, perché non solo malati di artrite reumatoide, ma anche malati di tutte le malattie reumatiche, cioè oltre all'artrite il lupus, la fibromialgia, la sclerodermia, le connettiviti, le poliartriti, la sindrome di Sjögren, eccetera. Possiamo anche farci riconoscere quello che sono le istituzioni nell'ottenere invalidità, esenzioni, proposte anche per visite specialistiche con la mutua, senza o solo con il pagamento del ticket, e appunto tutti gli esoneri in modo da far sentire anche la nostra voce, non essendo soli, ma essendo insieme.